questo di solito tende a accelerare un attimo di. Parliamo di forensics e antiforensics. So che la parte che mi interessa è quella di antiforensics, ma se lo bispiego prima la parte di forensics è un po' più dura. Forensics significa fondamentalmente, beh, un termine inglese, in italiano si traduce con forensics. Se il paese non può dire scrive forensics, capisco che le cose che anche sono fatte in esame, personalmente. L'analisi forense in generale significa l'applicazione di tecniche scientifiche, tecniche di metodologie scientifiche, all'analisi delle prove, all'analisi dell'evidenza in un contesto legale. E quindi chiaramente quando uno parla di computer forensics o di digital forensics intende applicazione di metodologie scientifiche a dati digitali, quindi a dati che stanno su un computer. Cosa significa scientifico? È un dibattito che dura da parecchie centinaia di anni. Per quello che riguarda noi, per quello che interessa a noi, fondamentalmente scientifico si riduce a due definizioni, una che è Galileo e una che è di Popper. Scientifico significa ripetibile, cioè significa che se io descrivo un esperimento qualcun altro può prendere gli stessi strumenti, gli stessi dati, le stesse cose, rifare l'esperimento e ottenere lo stesso risultato. E, seconda definizione, scientifico, popperianamente, significa relativo ad affermazioni che possono essere confutate. Se una teoria per essere scientifica non è che sia sufficiente, ma è necessario che possa essere confutabile, cioè che possa essere disegnato un esperimento, magari non immediatamente fattibile, magari molto costoso, molto difficile da fare, ma deve esistere un esperimento che mi consente di negare o affermare un'ipotesi. Tenete presente, in questo caso non ci sarà una parte giuridica in questa definizione, in questa lezione, però cioè, ci sarà, ma riguarda delle altre cose. Se sentite un avvocato che parla di ripetibilità, fate attenzione perché in diritto, nel diritto italiano, ripetibilità ha uno specifico significato, di cui parleremo velocemente nel seguito. Quindi se un avvocato vi dice che un esame è ripetibile o non ripetibile, non sta parlando della scientificità, ma sta parlando di un'altra cosa, cioè di un elemento procedurale che ha molto valore per la formazione della prova, e lo vediamo dopo. Altra cosa importante, quando leggete i testi inglesi parlano di evidence. Evidence in italiano si traduce col prove, ma nel diritto italiano le prove sono quelle che si formano in aula di tribunale, cioè prova è quello che giudice fischia, per prendere una vecchia frase. Non ci sono prove finché non sono state utilizzate come tali, validate come tali, in tribunale. Quindi, quando noi parleremo di evidence o di prova, gergalmente, tenete presente che stiamo parlando di fonti di prova, cioè di cose che potrebbero diventare prove in un tribunale. E tenete presente che in tutto questo noi non parleremo di diritto, quindi qui c'è un grosso elefante nella stanza che sono avvocati e giudici, di cui noi non ci cureremo. In quali casi uno può trovarsi di fronte a delle problematiche di computer forensics? Beh, intanto potrebbe essere una carriera, cioè potrebbe essere un lavoro, uno può farlo per mestiere. Però in generale la problematica della computer forensics, cioè della ricostruzione degli eventi a partire dai dati mediante tecniche scientifiche ripetibili e metodologicamente fondate, si trova in vari tipi di situazioni, in vari tipi di contesti. Lì ce ne sono alcune. Situazioni che possono essere un'investigazione interna in un'azienda. Non so se è successo qualcosa o penso che sia successo qualcosa, ma non ne ho le prove e devo acquisire le prove. Quindi se farete nella vostra vita il sistemista, lavorerete informaticamente in un'azienda, questa è una cosa che vi può succedere, a prescindere che voi vogliate fare analisi forense oppure. Oppure potrei dover aiutare un'indagine relativa a un crimine, sia lavorando per la difesa sia lavorando per l'accusa, oppure banalmente
ma non così banalmente, potrei fare io una post-mortem di una macchina che è stata compromessa, la post-mortem di Aibunga Bunga di qui sopra, e potrei voler capire che cosa è successo. Poi in certi casi, per certi tipi di Bunga Bunga, potrei non voler capire, preferire non capire che cosa è successo. Che tipi di crimini o che tipi di eventi possono essere collegati a delle prove informatiche? Questa è una cosa importante. Magari è ovvia, però la dico lo stesso, perché sono un professore, quindi mi dovete ascoltare per i prossimi 30 minuti e siamo abituati così. Alcuni crimini sono crimini informatici. Io violo un sistema. Io trasmetto un file di dati che contiene dei dati industriali a qualcun altro. Sono crimini che hanno un fondamento informatico. Alcuni crimini utilizzano l'informatica. La pedopornografia non è un crimine informatico, ma è un crimine che utilizza l'informatica. La frode non è un crimine informatico, ma è un crimine che, diciamo, su internet si vende bene. Ci sono anche crimini reali dove l'evidenza informatica potrebbe essere di supporto. Per esempio, c'è stato un omicidio. L'alibi di chi è accusato dell'omicidio è: stavo lavorando sul computer. Quel computer è un'evidenza importante in un caso in cui l'informatica non c'entra una fava, perché è una persona che è stata ammazzata. Poi ci sono anche degli eventi che non sono di per sé dei crimini necessariamente, che però possono dover essere investigati. Per esempio una violazione di policy aziendale. Può essere che non, cioè, non ci sia un reato penale, però magari può essere una cosa che può condurre al licenziamento di una persona. Quindi sono degli elementi dove bisogna applicare le stesse metodologie, ma non si tratta necessariamente di crimini. C'è una teoria generale della presentazione della prova che è fatta da un agente speciale, è un ex agente speciale, che è Mark Polly, che adesso è un professore, special agent dell'FBI, che sostanzialmente divide l'analisi forense informatica in quattro macro categorie. L'acquisizione delle sorgenti di prova, l'identificazione delle prove o degli elementi di prova, la valutazione e la cosiddetta presentazione. La guardiamo velocemente. Cos'è l'acquisizione? L'acquisizione significa io ho degli oggetti informatici che possono contenere dei dati, un computer, un iPad, un cellulare, un registratore di suoni con una memoria digitale, un router. Devo preservare la genuinità della prova. Attenzione, che cosa significa preservare la genuinità della prova dipende da giurisdizione a giurisdizione. Quindi se voi prendete un libro americano o inglese che parla di preservazione dell'integrità della prova, le best practice tecniche sono probabilmente le stesse. Il discorso giuridico non c'entra niente da un caso con l'altro. Tenete presente, per esempio, che gran parte di questa roba si è evoluta negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è un sistema giuridico completamente diverso, perché è common law. Quindi la legge è fatta dalle giurie e dai giudici. E c'è un sistema di acquisizione della prova completamente diverso. Il processo criminale americano, semplificando al massimo, perché io sono un ingegnere, sono mica un avvocato, potete chiedere a Perry, che è esperto di diritto internazionale comparato, dopo quando parla, però preparatevi per una lezione che diventa ancora più gloriosa di quello che potete immaginare. Nella giurisdizione americana c'è il concetto dell'inutilizzabilità della prova. Se la prova è acquisita nel modo sbagliato, il giudice la dichiara inutilizzabile. Se avete visto un numero sufficiente di film di Perry Mason, lo sapete già. Nel concetto italiano non c'è. La prova è inutilizzabile solo se acquisita illegalmente, non se acquisita male. Se acquisita male potrebbe non essere genuina, ma non inutilizzabile. E uno dice, beh, sono due sistemi diversi, ma hanno entrambi i loro pro e i loro contro. Il problema è che nell'informatica hanno solo dei contro. Perché? E questo è l'elemento chiave. Se vi dovete ricordare una sola cosa di questa lezione, ricordatevi questo. Lo dirò altre 5-6 volte di questa lezione. Però, se dovete ricordare una cosa, ricordatevi questo. La prova informatica è intrinsecamente fragile. Che cosa vuol dire intrinsecamente fragile? Non vuol dire che è fatto di cristallo. Vuol dire
che ha un elemento che la differenzia da quasi tutte le altre prove. E l'elemento che la differenzia è che la prova informatica si presta al falso perfetto. Se voi avete un file e questo file ha un contenuto di bit, voi non avete modo di sapere se quello lì è il vero contenuto di bit che c'era all'inizio oppure no. Se questo file è stato modificato, voi avete il file allo stato attuale, non c'è nessuno che vi possa dire come è stato modificato. Se voi avete un disco e ce l'avete in mano, voi sapete com'è il disco adesso, ma non potete sapere come era prima. In generale. Ci sono degli artefatti, ci sono delle cose che potrebbero farvi dedurre come era prima. Ma in generale voi potete creare un falso perfetto. Cosa che nel mondo reale, fisico, non digitale, è molto più difficile. Se io ho una busta di cocaina di cui devo analizzare la purezza, la apro, faccio le analisi chimiche e poi non la richiudo, non documento questo processo, qualcuno può dire sì, quella busta potrebbe essere stata alterata, ma io posso fare delle analisi, posso vedere lungo il tempo com'è cambiata, posso andare a prendere la polvere che sta all'interno del mucchietto e non all'esterno e far vedere che la composizione è la stessa. Ho mille modi per dire come è stata alterata. Se io ho dell'evidenza digitale, prendo un disco, lo sequestro, lo metto nella busta, lo chiudo e lo firmo, arriva in procura e la busta è aperta, io non ho modo di dimostrare a nessuno che cosa è successo in mezzo, perché su quel disco potrebbero essere state portate delle modifiche che nessuno saprà dire che sono state portate. Questo fa sì che la prova digitale sia diversa dalle altre e crea un problema, perché siccome il giudice scrive con la penna d'oca, quando voi dovete spiegarvi perché la prova digitale è diversa da tutte le altre che ha valutato nel corso della sua vita, questa cosa crea delle problematiche di comunicazione, problematiche che sono state parzialmente superate perché l'Italia ha recepito dopo 10 anni una norma che si chiama Convenzione di Budapest sul cybercrime nel 2008, la legge 48 del 2008. Tra le varie cose, questa legge impone che le prove informatiche, impone, ma non a pena di nullità, mannaggia loro, impone che le prove informatiche vengano acquisite utilizzando tutti gli strumenti tecnici per garantirne l'integrità. Cioè è stato inserito nella norma il requisito della garanzia dell'integrità. E quindi sono successe, prima di questa adozione di norma, sono successe, cioè questa norma non è nata nel vuoto, è nata perché negli anni c'è stata della gente che ha fatto delle battaglie contro i mulini a vento, partita no, con la lancia in resta contro il mulino a vento alla Don Quixote, e dopo un numero sufficiente di giri incastrati nel mulino a vento si è riusciti a far passare il concetto che la prova informatica aveva delle peculiarità. Nel 94, per esempio, c'era famoso, c'è stato un evento che si chiama Italian Crackdown, anche di questo potete chiedere a Perry, che ha delle esperienze personali da raccontare. Nell'Italian Crackdown, che fu la chiusura di una serie di nodi di una rete che si chiamava Fidonet, che probabilmente non avete neanche sentito nominare perché siete troppo piccini, nell'Italian Crackdown ci furono dei casi molto interessanti. In almeno un caso, la Guardia di Finanza, sequestrando un computer utilizzato per commettere attività illecite, sigillò la stanza che conteneva il computer. Scena criminis. Sigilli attorno allo studio con il computer sigillato dentro per sequestrarlo. È chiaro che il problema è l'applicazione di concetti vecchi di centinaia di anni, dall'habeas corpus alla disponibilità della prova di fronte al giudice, a cose che invece di anni ne hanno 20, oppure ne hanno 5 in certi casi. No? Ci sono delle differenze tecniche che è difficile da valutare. E quindi da lì, vabbè, la citazione direi che è abbastanza famosa, non c'è bisogno di spiegare da dove arriva. Dicevamo prima del problema della ripetibilità. Questo è il problema della ripetibilità nel senso in cui ve lo chiede un avvocato o un pubblico ministero. Quindi non è il senso che dicevamo prima, ripetibile, scientifico, posso rifare l'accertamento, bla bla bla. Ripetibile in nella legge italiana, un accertamento si dice ripetibile
e si chiama proprio così, quando l'accertamento non causa un'alterazione irreversibile dello stato dell'oggetto dell'accertamento. Esempio, succede un omicidio in casa, c'è una sagoma disegnata col gesso per il corpo della persona, io vengo, faccio la misura di quanta strada c'è tra la porta e la sagoma, questo è un accertamento ripetibile, perché venga fatto con moccia, uno non sta lì a cancellare la sagoma di gesso tutta a terra, verrà qualcun altro domani e rifarà lo stesso accertamento. E il luogo non è suscettibile di modifiche, no? È lì, e resterà lì finché non tolgono i sigilli, quel posto resterà. Questo è un tipico caso in cui l'accertamento può essere fatto in modalità ripetibile. È normato da una... Se parlate con un avvocato, a volte vi dirà è un 359, cioè un accertamento normato dall'articolo 359 del codice di procedura, che si distingue dagli accertamenti normati dall'articolo 360, che invece riguarda gli accertamenti irripetibili. Che cos'è un accertamento irripetibile? Un accertamento dove per fare l'accertamento io cambierò lo stato delle cose. Esempio, ho una provetta con dentro mezzo litro di sangue, devo fare l'accertamento, l'analisi del DNA, per fare l'analisi del DNA mi serve mezzo dito di sangue, andrà distrutta. Quella prova verrà fatta lì, cioè si può fare l'accertamento in quel momento, ma l'accertamento non è ripetibile, perché la prova verrà distrutta. O un altro esempio, è una persona è stata travolta da una slavina in montagna, devo fare delle misure per vedere questa cosa, le devo fare adesso, perché tra una settimana o anche dopodomani, se c'è il sole forte, la posizione della neve e del ghiaccio non è la stessa. Giusto? Allora, gli accertamenti irripetibili che hanno o carattere di necessità o carattere di urgenza possono essere disposti dal pubblico ministero secondo due normative diverse. O, se c'è già un indagato, informando l'indagato, può partecipare all'accertamento, perché giustamente l'accertamento si farà stavolta, non si rifarà più, e quindi c'è la possibilità di partecipare, di disporre anche quello che viene chiamato un incidente probatorio. Quella roba lì entrerà poi nel fascicolo del processo, come se venisse fatto in aula. Ma se io non so ancora chi è l'indagato, perché il computer ce l'ho lì, devo fare l'accertamento, il cellulare ce l'ho, devo fare l'accertamento è irripetibile, ma non so ancora chi è l'indagato, non lo posso informare. L'indagato non può essere presente. Sfortunatamente questo significa che quella prova lì, a meno che non ci sia un'urgenza, perché non posso fare altro che acquisirla adesso, il ghiacciaio che si sta sciogliendo, se io non ho un indagato a cui far presenziare la cosa, questa prova non potrà essere usata in tribunale, potrà essere usata per le indagini, ma non dura. Quindi potete immaginare che il 359 è l'articolo che piace al pubblico ministero, il 360 è l'articolo che piace meno al pubblico ministero, perché se devi fare un accertamento con il 360, se sai già chi è l'indagato, gli devi mandare il fascicolo di carta di 360 pagine che gli spiegano come lui perché ha fatto bunga bunga con delle minorenne. E questo crea una serie di problemi. Primo, che per esempio l'imputato sta 8 ore al giorno su tutti i canali nazionali a dire a difendersi e discolparsi. Così che a caso, cose che non possono succedere nella azione. Ma a parte gli scherzi, la differenza è importante. L'accertamento ripetibile è prediletto da chiunque, cioè se c'è la possibilità di fare un accertamento ripetibile. E allora noi come facciamo a fare un accertamento ripetibile sulle evidenze informatiche? Beh, prima chi uno direbbe, è un computer, sciogliersi non si scioglie, reagenti chimici non se ne usano, è ripetibile come tipo di accertamento. Sì, peccato che chiaramente se voi accendete il computer, ecco, i dati sono diversi la prossima volta che lo riaccendete, no? L'accensione di un sistema informatico, il boot, causa, sapete cosa vuol dire boot, no? Non sto scherzando, nell'ultima annata una buona 20% degli studenti di ingegneria informatica del terzo anno non sapevano cosa fosse il boot, quindi chiedo e controllo. Il boot di un sistema causa un'alterazione del sistema, è irreversibile. È irreversibile anche perché non sai che cosa è successo. Non ne hai la più pallida idea di che cosa è successo per quel sistema. Allora, la domanda è come faccio ad analizzare il sistema in modo da non alterarlo? La risposta in generale è
non lo accendo, attacco il sistema a un meccanismo di analisi che non mi richieda di far buttare, avviare il sistema operativo che sta su quella cosa lì. Che detto così suona semplice, finché state parlando di un computer è semplice, perché smonto l'hard disk, lo attacco sull'altra macchina, la macchina è accesa con un sistema di analisi fatto in modo da non modificare l'evidenza, è tutto facile. Però se è un cellulare diventa un po' difficile. Come lo analizzate? Se è un iPad, non analizzi senza accenderlo, perché se tu lo fai tanto di attaccarlo al computer, quello fa bip e si accende. Se è un iPod, gli smonto l'hard disk. Certo, se è un iPod di quelli vecchi, sono d'accordo, un bello scalpello, un'assicurazione professionale per non fare danni, e lo apro. Ma questo può essere un'altra alternativa, un po' talebana, magari. Ma se è un iPod Nano 3G, quello grande così, non lo apro. Se è un oggetto che ha su un sistema embedded in generale, creerà un problema. Non sono soltanto gli oggetti della Apple. Qualsiasi dispositivo con su Android crea problemi. Non lo posso montare morto. Se lo monto deve essere acceso. Se è acceso vuol dire che sta girando qualcosa. Se sta girando qualcosa vuol dire che si cambia l'evidenza. Va bene. Quindi, come faccio a esaminare le cose da morte è un problema, come faccio a garantire l'integrità dell'evidenza? Per garantire l'integrità dell'evidenza ci sono delle procedure abbastanza standard. La procedura tipica è quella di usare una funzione di hash, è il classico MD5SH1 che vedete quando scaricate i file illegali da internet, per controllare se ho scaricato bene il file illegale, diciamo, ho violato la legge, almeno che il gioco si sta. Il problema è che intanto l'estrazione degli hash chiaramente è una procedura che comunque allunga i tempi. Il secondo problema è che l'estrazione degli hash certifica la genuinità della prova dal primo momento in cui è stato hash. Prima di quello io non so per niente di come si è andata la prova, quindi è un po' il problema dell'uovo e della gallina in questo caso. Però, diciamo, l'applicazione metodologica, no, dell'hashing alle prove le può garantire l'integrità nel tempo. Quindi, poi dicevamo, la connessione a una macchina di analisi si fa in modo da non poter alterare l'evidenza nemmeno involontariamente. Ci sono dei dispositivi, quello lì è un esempio, un write blocker della Firefly, ma ce ne sono vari. Un write blocker è un dispositivo di interfaccia tra un disco qualsiasi esterno, per intendere dal write blocker, per ogni interfaccia di disco ne avrete uno così potete pagare di più, verso un'interfaccia esterna di computer. Di solito la gran maggioranza dei write blocker butta fuori un cavo USB o SATA, insomma, a seconda di quanti soldi avete voluto spendere per comprarli. Scopo del write blocker è sostanzialmente quello di impedire la scrittura verso il disco, la scrittura accidentale, perché il comando sbagliato è fatale, per cui, anche se da bravi utenti di Linux vi verranno in mente mille modi per utilizzare un disco senza andarci a scrivere sopra. Per esempio, questi sono comandi base che possono essere usati in un sistema Linux anche non attrezzato per l'analisi forense, per fare estrazione di copie in modo sound. Se io attacco un dispositivo alla mia workstation Linux, sarà un dev barra qualcosa, dipende da come ce l'ho attaccato. Se uso DD, input file, dispositivo output file, un file immagine da qualche parte sulla mia workstation, farò una copia bitabit. A meno che si usi Ubuntu. A meno che si usi una qualsiasi distribuzione che fa automounting, ma se usi una distribuzione che fa automounting per fare forensics te lo meriti anche, insomma. A parte che se usi Ubuntu te lo meriti già di base, no, però no, questo è l'altro questo. Comunque, in realtà il problema è ancora più complicato, nel senso che se tu anche non usi Ubuntu, quindi già sei nella safe side delle persone degne di
ricevere tanta sapienza. Però se già usi una workstation dove hai disabilitato l'automounting, ti potrebbe sorgere l'idea di dire, va bene, invece di fare l'analisi copiando, faccio l'analisi montando in read-only. Non è una cosa irragionevole. Gli dico di fare read-only, read-only ha un significato. Peccato che read-only è definito a meno della riapplicazione del file di journaling. Quindi se tu monti read-only una cosa journaled, e nel journal ci sono delle transazioni da riapplicare, tu la monti read-only ma cambia. E tu finisci in galera. Perché okay, perito ha cambiato lo proprio. Per cui, analisi forense sempre con l'estrazione della copia, anche se siete certi di quello che state facendo, tendenzialmente sempre con un write blocker. Perché? Perché quei comandi lì non alterano lo stato delle prove, però non si sa mai che cosa succede. E chiaramente a valle di questa cosa si fa l'hash. Problema: se io copio un'immagine di un disco da 500 giga verso un altro disco da 500 giga, una stima approssimativa del lavoro sono svariate ore, dipende poi da che tipo di interfaccia e verso che tipo di interfaccia, però ci vogliono varie ore. E una volta che l'ho copiato, poi devo fare l'hash del disco da cui l'ho copiato e l'hash del disco, dell'immagine in cui l'ho copiato. E sono altre varie ore e altre varie ore. Potreste voler evitare almeno una di queste varie ore. In questo caso ci sono dei programmi, ad esempio di CFLDD, che è una versione di DD modificata per l'uso forense, che fanno l'hashing almeno della prima dell'originale mentre stanno facendo la copia. Che, visto che il tempo è speso per fare il trasferimento dei dati, voi mi insegnate, è un buon modo per velocizzare le cose. Ma in certi casi non potete fare l'acquisizione, cioè non potete smontare fisicamente il disco. Per esempio, ci sono alcuni portatili che hanno i ganci di inserimento delle interfacce spostati. Perché? Per due motivi: per farvi pagare di più i ricambi e perché altrimenti non ci stanno fisicamente nella loro organizzazione dello spazio. Per esempio, una svariata moltitudine di portatili Toshiba è fatta così. Per cui, se tu smonti il disco, poi non sai più dove attaccarlo. La cosa più semplice, oppure sempre per fare esempi di macchine antipatiche, gli iMac, quelli tutti integrati nello schermo, no? L'iMac 24 pollici, un enorme coso pesante, pesa come un blocco di granito, tu te lo sei portato in ufficio per fare l'analisi forense, guardi e dici vabbè, lo devo smontare per tirare fuori il disco, e scopri che per tirare fuori il disco devi togliere lo schermo con due suction cups, con due ventose per alzare lo schermo dall'alto. Cioè tu lo giri, sviti, poi lo rigiri, metti le suction cups e tiri sullo schermo, e mentre qualcuno ti tiene sullo schermo con le ventose sperando che non cada, tu sotto smonti il più velocemente possibile il disco, dopo aver tolto tutte le gabbiette che ci stanno fra. Per cui, per evitare di fare questa cosa che sembra più un gioco di abilità o di prestigio che un intervento di analisi forense, il metodo standard è buttare una distribuzione live di Linux fatta apposta per l'analisi forense, l'esempio classico è il AX, ma anche Deft, oppure penso che anche la backtrack che c'è lì dovrebbe avere una modalità per fare l'analisi forense, però non l'ho mai usata, quindi non vi do per sicuro che non faccia l'automounting. Ecco, in questo caso, parte sempre quelli che usano Ubuntu che possono continuare a uscire dall'aula, ma in questo caso non usate mai una distribuzione di Linux non fatta apposta per l'analisi forense. Perché? Perché il modo normale con cui sono fatti i CD delle live comprende uno script o una serie di script che controllano se sul disco che voi state usando c'è una partizione marcata come Linux Swap, la usano, a prescindere che voi gli diciate di montarla o no. Per cui, se voi prendete una live qualsiasi, acquisite live una macchina con una partizione con uno swap, rischiate che vada a scriverci sopra, senza che voi gliel'abbiate detto. Quelle D
distribuzioni lì e altre che sono state fatte apposta per l'uso forense hanno disattivato l'automounting, hanno disattivato questa cosa e quindi sono più safe da usare. Un altro caso in cui vi potreste mettere a usare una distribuzione live invece di smontare per la vostra riflessione. La domanda tipica è, va bene, adesso che ho fatto l'immagine e che ho sudato per fare l'immagine e che avendo avuto un cellulare o cosa mi sono poste le domande su come smontarlo, togliere la flash, fare l'immagine e rimontarlo e ridarlo all'imputato. Punti bonus se l'imputato non se ne accorge. La domanda è, ma che ci faccio con l'immagine? È una domanda lecita. Tipicamente quello che vi chiedono di fare è fare la lettura delle ceneri, cioè di recuperare i file, a parte quelli che già ci sono, che possono essere più che sufficienti in molti casi, però di recuperare i file che sono stati cancellati, cioè tutti i file che c'erano prima, e o di ricostruire quello che è successo nel tempo, cioè fare quella che viene chiamata una timeline analysis. Come lo faccio? Non lo faccio con la magia nera, se ci riuscite, prego, è assolutamente concesso, però in generale quello che faccio è sfruttare due proprietà dell'allocazione dei dati su disco. La prima proprietà è quella della persistenza e la seconda è quella della località. Persistenza significa che quando voi cancellate un file, per risparmiare tempo, il sistema non è che lo cancella, marca come cancellato questa cosa nella sua file allocation table. Anche quando la file allocation table cambia, quindi dopo un po' quella entry si perde, il file non è più la zona che era occupata dal file non è più marcata come utilizzata, ma non necessariamente viene riutilizzata subito. Il sistema operativo, nella sua interminabile ricerca di metodi per frammentare sempre di più lo spazio, andrà avanti a consumare il disco senza andare sopra a file cancellati, oppure riscrivendoli a pezzettini. Quindi che cosa succede? Succede che sul disco voi avete zone di dati che non sono mai state scritte, che non sono allocate. Zone di dati che sono scritte, sono allocate, c'è un puntatore che vi dice che cosa si dentro e va bene, e fino a qui siamo d'accordo. Zone di dati che una volta erano state scritte con della roba, che non sono più allocate, non c'è più nessuna entry che dice che cosa ci sia lì, ma dove ci sono ancora i dati che c'erano prima, interi o a pezzettini. Zone di memoria dove addirittura c'è un file che voi sapete dov'era, avete i puntatori alle zone dove era registrato e c'è solo scritto è stato cancellato. Ma se voi fate nient'altro che prendere la stessa cosa e andare a prendere quei blocchi, lo ricostruite. Ci sono una serie di tool che vi consentono di fare questa cosa. C'è anche un altro elemento che manca a questo discorso, cioè il fatto che i file vengono allocati per blocchi. Quindi che cosa succede? Che se voi avete, per esempio, dei blocchi da 4K, avete un file che è lungo 10, il file occupa 3 blocchi, 2 blocchi da 4, un blocco da 4 riempito per 2. Se questo file è, per dire, una DLL di Windows, che quindi è eterna, non si rimuoverà mai da lì, neanche attraverso tutte le disinstallazioni di questo mondo, quegli ultimi 2K, che sono stati riscritti o ricoperti soltanto per metà, resteranno per sempre non utilizzati, perché è stato riscritto solo i primi 2K, quindi gli ultimi 2K dell'ultimo blocco non sono stati riscritti, e se c'era scritto qualcosa prima, continueranno a contenere quella cosa che c'era scritta prima per i successivi 10 anni. Quindi, in quello spazio lì, che si chiama tecnicamente slack space, cioè lo spazio non utilizzato nell'ultimo blocco allocato di un file, ci sono praticamente gli strati geologici dei file che avevate lì prima. Ora, chiaro che se quel file che avevate lì prima era uno zip, 2K presi a caso in mezzo a uno zip non è che vi indicano molto, anzi non vi dicono assolutamente niente. Se quel file lì sono 2K presi a caso di una mail, è probabile che anche a distanza di 10 anni quel dato sia intellegibile. Poi magari non serve a niente perché la mail tra voi e la vostra fidanzata, o il vostro fidanzato, a gender equality. E quindi non gliene frega niente tendenzialmente nessuno, sempre ammesso che la fidanzata sia maggiorenne e che non ci sia stato il punto lunga di mezzo. Ma quei 2K di testo si preserveranno per un sacco di tempo. Quindi sui dischi, anche usati, ci possono essere dei dati molto vecchi da recuperare, che in certi tipi di investigazioni possono essere vecchi. Come si recuperano? Qui c'è una lista di cose. Lo strumento di base
trovare nelle piattaforme Linux, si chiama Autopsy, si basa su un sistema, è un sistema, un'interfaccina web per una suite di tool che si chiama SleuthKit, che serve per recuperare appunto immagini, file cancellati, ricostruire le timeline, cavoli vari arrivare. Va bene. Posso fare una domanda? Sì, prego. Gparted, l'ho letto prima. Sì. Fai il recupero di partizioni anche di script. Allora, Gpart e TestDisk sono due tool che entrambi che fanno più o meno lo stesso lavoro, in realtà fanno due lavori leggermente diversi, però agli effetti pratici, esatto, sono, consentono di fare il recupero di partizioni. Piccolo caveat, non sono tool forensi di base, cioè sono tool per fare il recupero di partizioni, quindi uno prende il disco, fa l'immagine, su un'immagine di lavoro può usare quei tool. Perché? Perché l'immagine di lavoro verrà alterata dal tool che cerca di recuperarci sopra la partizione. Per cui questo è un processo dove l'integrità della prova viene distrutta, per cui si lavora su una file. Ciò detto, sì, sono tool che servono per recuperare le partizioni cancellate. In particolare non è che facciano niente di trascendentale, cercano i marker tipici degli inizi e delle fine delle partizioni, fanno un educated guess di come era fatta la tavola delle partizioni originariamente e piantano su una tavola delle partizioni uguale a quella che hanno pensato che fosse. Il che, se avete tipo due partizioni Windows, per dire, una in fila all'altra, senza magie strane in mezzo, i marker di inizio della file allocation table di Windows sono ben visibili. Io metto due partizioni che cominciano con il limite lì, magari non sarà proprio esattamente come era prima la tavola delle partizioni, però di solito è abbastanza per leggerlo. In realtà questa è una cosa che, se state facendo analisi forense, siete bravi, potete fare anche a mano, nel senso che andate a cercarvi il marcatore dell'inizio della partizione successiva, supponete che quella davanti sia tutta una partizione e fate fare a un tool di analisi forense l'analisi da un punto a un altro punto come se fosse l'immagine di una singola partizione. Che è la stessa cosa che risponde alla domanda tipica di chi ha appena perso i dati e aveva l'immagine del disco e dice: adesso come faccio dall'immagine del disco a estrarre la partizione? Devi togliere il pezzo iniziale che contiene la partition table, perché se no non riuscirai mai a vincere. Quindi ho quasi finito il tempo a disposizione, giusto una scorsa sull'analisi, penso di aver quasi finito il tempo, giusto? Una scorsa sull'analisi forense, ho svoltato. Un pochettino. Il candidato all'esame dice sì, chi deve ancora dare? Va bene. Rapidamente, soltanto quindi la definizione di cosa è l'analisi forense. L'antiforense. Antiforense significa cercare. Analisi forense significa applicazione di metodologie scientifiche per trovare le prove. Antiforense significa trovare dei metodi per far sì che sia impossibile ricostruire la prova, oppure, se la ricostruisco, che questa prova non sia utilizzata. Come si fa a trovare le prove? Acquisizione, identificazione dell'evidenza, valutazione e presentazione, che non abbiamo visto, ma che sono fasi di analisi, diciamo, mentale. Quali sono le fasi che io posso sabotare? Beh, valutazione e presentazione no, perché le fa l'analista. Le fasi che posso andare a sabotare sono quelle che dipendono dalla tecnologia: acquisizione e identificazione. Quindi, che cosa posso fare? Posso fare in modo che le prove siano difficili da acquisire correttamente. Per esempio, se ho le prove su un dispositivo che è notoriamente difficile da acquisire, oppure se la prova sta su una scheda SD che è grande così e quindi anche durante una perquisizione va la trovata. Nel caso peggiore, diciamo, ci sono dei problemi per far sparire la scheda SD. Il metodo tipico di interferenza però chiaramente è quella nell'interferenza nel momento dell'analisi dell'evidenza. Quindi, se io riesco a fare in modo che l'evidenza sia difficile da analizzare con i tool, conto su due cose: uno, che chi sta analizzando l'evidenza sia meno bravo di me, che posso più o meno sbagliare, ma due, una cosa su cui invece posso contare quasi sempre: chi sta analizzando l'evidenza di solito ha poco tempo, cioè un tempo limitato, non è che sta lì a studiarsi le cose. Per cui, se io prendo per esempio dell'evidenza, senza parlare di antiforensics, però se prendo dell'evidenza e la nascondo steganograficamente dentro un altro file, è molto facile che un analista forense che passa velocemente non si renda conto di quello che ha davanti.
oppure se la nascondo con alcuni degli artifici che non farò il tempo a mostrarvi, sembra troppo poco per parlare di tutte e due le cose. In generale vedrete, se date un'occhiata alle scorse alle slide, se venite il corso, che sono due tipi di antiforense. Antiforense transitoria, che vuol dire cerco di nascondere l'evidenza sotto il tappeto, però se uno alza il tappeto lo troverà prima o poi, oppure l'antiforense cosiddetta definitiva. L'antiforense definitiva vuol dire l'evidenza non è recuperabile. Esempi classici di antiforense definitiva, la crittografia, il disco è cifrato, la chiave non c'è. Oppure, un altro esempio classico dell'antiforense definitiva, il dato non è sul disco. Esempio, faccio un exploit di una macchina, buco un'applicazione che sta girando in RAM, metto in RAM le cose che voglio fare con quell'applicazione, non scrivo niente sul disco, non leggo niente sul disco, nel momento in cui o io esco o la macchina viene spenta, quello che c'era è scomparso. Questa cosa è un tipico problema moderno dell'analisi forense, cioè il fatto che in memoria, no, con i vari trucchetti da il meterpreter di Metasploit a altri strumentini vari, uno può fare praticamente tutto senza bisogno di andare a scrivere sul disco. Chiaramente se io l'unica cosa che acquisisco è il disco, quando una volta ho spento la macchina non c'è più niente. Le slide poi ve le lascio, ve le potete studiare e se ci sono domande rispondo. Io ho una domanda sull'antiforense. Praticamente mi chiedevo se nella legislazione italiana ci fosse l'equivalente di quello che nella Costituzione, per esempio, americana, è il, che l'imputato non è tenuto a fornire prove contro se stesso. Cioè io magari sul mio Mac ho un'incriptata, arriva il magistrato, mi prende il computer e mi dice dammi la password per decryptare. Allora è un po' complicato, ti stupirà sapere che gli americani in realtà non è stato inventato a loro, ma è una deriva da un'esperienza, diciamo, un po' pregressa tipo dal codice romano, né utile in corsa a leggere, nessuno è tenuto a testimoniare contro se stesso. Per cui c'è anche nel diritto penale italiano, chiaramente, il diritto di rimanere in silenzio, l'imputato ha il diritto di mentire, l'imputato in processo è l'unico che ha il diritto di mentire senza bisogno di, senza timore di essere incriminato per questo. Il punto è che tu non necessariamente sei nella qualifica, nella condizione di essere indagato o incriminato. Allora, se tu sei l'indagato, hai tutto il diritto di non dire la password di un disco. Ma se tu non sei l'indagato, non lo sei ancora, non hai il diritto di non rispondere alla domanda del pubblico ministero. È chiaro che il filo di lana è sottile, nel senso che una prova raccolta contro di te nel momento in cui non eri indagato, se in particolare la cosa è stata fatta apposta per costringerti a rivelare quella prova, non sarebbe facile da utilizzare in tribunale. Però la domanda in realtà poi, cioè, per rispondere alla tua domanda in un altro modo, non so se è presente quella vignetta di XKCD, no? A Crichton Earth Imagination e The Real World, ci sono due panel, da un lato c'è Crichton Earth Imagination e ci sono i tizi che dicono ah, ho il laptop del portatile, ah dannazione, è cifrato con la RSA 2048 bit, ah, ci vorranno milioni di anni per decifrarlo, la realtà. Ah, dannazione, è cifrato con RSA 2048 bit. Ok, prendi questa chiave inglese da $10, colpiscilo ripetutamente finché non ti dice la password. Chiaro che il poliziotto non... Beh, dipende dal crimine. Comunque non ti colpirebbe teoricamente ripetutamente per farti dire la password, ma c'è una serie di pressioni tipo psicologico o di tipo anche legale per cui potrebbe essere in realtà conveniente non opporre resistenza rispetto alla domanda. Poi dipende da perché cos'è l'indagine. Cioè se l'indagine è per traffico di filmati porno con trendente Topolino, probabilmente nessuno interessa più di tanto, forse Walt Disney, però nessuno interessa più di tanto. Se il problema è di natura un pochino più seria e severa, diciamo che si possono spendere vari modi per avere la password. Ad esempio, se si sa che tu stai usando la password cifrata, facendo un'intercettazione ambientale con una webcam per vederti mentre la digiti. Potrebbe essere. Oppure prendendoti il computer quando è acceso e decifrato. A seconda sempre di chi sei, cioè se sei un capo mafia oppure se sei uno che ha trafficato in MP3. Cose che non sono diverse, se hai trafficato in MP3 è una molto più severa.
Domanda. Io volevo chiedere, ma quando si fotografa un disco viene detto riscrivi più volte tutti. Io non vorrei fare l'intervento di Alessandro, però comunque no, finisci la domanda, perché Alessandro doveva parlare di crittografia, quindi non vorrei rubargli degli argomenti. No, volevo, cioè, dice di sovrascrivere più volte i dati non crittografati. E poi volevo capire se era possibile recuperare i dati. Ti ringrazio per questa domanda che mi assiste nel ricordare che la questione della riscrittura e lettura di dati che sono stati riscritti è una possibilità teorica che è stata accampata nel 1980 da Gutmann relativamente a dei dischi che ormai non si utilizzano più, è uno standard antico di prima che voi nasceste probabilmente, che non ha più alcuna attinenza con la realtà. Quindi un dato che è stato riscritto è stato riscritto. Se qualcuno dice che un dato che è stato riscritto può essere letto, la risposta corretta è tutta approcciata. Mi dimostri che lo riesci a fare, dopodiché io crederò a te, allo sbarco finto sulla luna, alle scie chimiche nel cielo e al potere decorativo dell'omeopatia, ma prima me lo dimostri. Perché questa cosa è, almeno il paper di Gutmann, si basava su una serie di assunzioni che al giorno d'oggi non hanno più alcuna attinenza con la realtà, valevano per i dischi di allora ed erano già per speculazioni teoriche allora. Quindi assolutamente questa cosa è surreale. Gli standard di riscrittura sono lì e per un caso efficacissimo di quella che viene chiamata CYA Security, CYA che sta per Cover Your Ass, nessuno vuole essere quello che dice no, è inutile fare questa cosa, che poi tre giorni dopo si scopre che invece era utile fare questa cosa. È un po' come le macchine, come le analisi antiterrorismo negli aeroporti. È chiaro a tutti che il ban sui liquidi non serve assolutamente a niente, però nessuno vuole prendersi la responsabilità di dire che non serve a niente, perché se il giorno dopo, tutto a caso, sventurati, invece si scopre che c'era un motivo per tenerlo, tu non vuoi essere quello che ha fatto esplodere un aereo. Questa è. E poi un'altra cosa. Questo invece che c'è anche la tecnica della negazione plausibile, cioè lasciare una partizione ad esempio non crittografata per far credere che sia quella che uno usa di solito. Che altre cose da nascondere al ragazzo? questa è una cosa interessante. E sapere se sarà plausibile dire ho 300 GB di dati random che mi devi accordare a casa. Tu l'hai detto, però è da dire che è una cosa effettivamente utilizzata, nel senso ci sono numerosi strumenti di crittografia che consentono di avere una doppia chiave, una di distress e una reale, e avere quindi una doppia partizione, una con su dei dati farlocchi e una con sui dati veri che ti interessa proteggere, lasciando la plausible deniability, nel senso questo funziona se, cioè dipende come dicevo prima, dipende da perché c'è un'indagine su quel disco. Se io sono certo che su quel disco ci sono dei dati e non li trovo e trovo lo spazio vuoto, ammetterai che un sospetto mi viene. Ma se io non so, sto facendo una ricerca casuale, sto facendo una ricerca per confermare dei sospetti che ho, ma non ho un motivo fondato per essere sicuro che lì dovrei trovare dei dati, posso anche banalmente pensare che tu non abbia ancora formattato un pezzo della ricerca. Non so, a me succede di avere la macchina installata con una parte con una partizione magari che non occupa tutto il disco, perché il resto dello spazio non so ancora come lo utilizzerò, quindi rimane lì così. Questo lo dico a beneficio del brigadiere che sta facendo l'intercettazione ambientale qua dentro. Per cui non è detto che sia così, però è chiaro che la plausible deniability funziona se tu sei plausibilmente innocente, perché se tu sei sicuramente colpevole la plausible deniability non aiuta più di tanto. Permane il fatto che in generale, sempre a eccezione di casi specifici, uno non può essere forzato da una password di crittografia. La cosa peggiore che uno può dire è che se l'ha dimenticata. Cosa vuoi fare? Non me la ricordo. Ti do la password, non funziona. Se quella sbagliata me la sono dimenticata. Per cui cioè, non esiste un metodo per ottenere quella cosa. Ripeto e ribadisco, tenete presente, lo dirà anche Alessandro adesso nel prossimo intervento, che chiaramente l'elemento chiave, l'elemento debole della crittografia di solito è come custodisco la chiave o il processo con cui il disco per esempio viene smontato.
perché se tu non hai un modo sufficientemente veloce per far sì che il disco non sia più montato e cifrato, e decifrato, pardon, ci possono essere delle finestre di opportunità per fare in modo di separare te dal tuo computer per il tempo sufficiente ad andare a guardare i dati. Ci possono essere finestre di opportunità create artificialmente, dopo che ci è stato presumibilmente spento per recuperare i dati dalla RAM che in realtà è ancora alimentata, staccandola fisicamente, congelandola con per esempio una bomboletta dell'aria compressa, attaccandola a un'altra macchina e recuperando dopo 3 minuti il 98% del contenuto di RAM, quindi sarebbe chiaro. Diciamo, di solito, se tutto è chiesto in maniera sensata, il problema sta o tra tastiera e sedia, o tra la sedia e la penna di chi ha scritto lo standard, a seconda di chi ha sbagliato. Però... Ottimo. Altre domande? Una domanda. Non è colpa mia adesso, Allora, la domanda è, ha molteplici risposte. La prima risposta è, dipende da dove sta il computer e da come è stata registrata la conversazione, perché al 99% dei casi, se sei sufficientemente interessante per voler sentire le tue conversazioni telefoniche, c'è un microfono laser puntato sulla finestra della tua stanza e io sento le conversazioni telefoniche. Sento solo te, non sento l'altra parte, però in generale è più che sufficiente. La seconda risposta alla domanda è che se sei sufficientemente interessante per aver bisogno di quella roba, molto banalmente ti avrò trogenizzato il computer mettendoci sopra una cosa che registri quello che stai dicendo e lo trasmetto da un'altra parte. La terza risposta alla domanda è che infine, se ho soltanto il dump del traffico, no, non c'è modo di andarlo a recuperare, non c'è modo conosciuto adesso per andarlo a recuperare. Queste sono le tre risposte in ordine crescente di altre domande? Nessun'altra domanda. Va bene, vi ringrazio per la vostra attenzione. Di lasciare le mail per la newsletter. Allora, adesso facciamo 5 minuti di pausa, così vi riprendete un po' e fate un po' di movimenti e poi raccoglieremo qualche mail se volete ricevere la newsletter per la intanto se volete ci sono qua i giornalini fatti dall'associazione Paul e abbiamo qui il backtrack, l'ultima versione, quindi i primi che vorranno le backtrack